Ma io penso che sia una cosa positiva. Caserta deve essere fiera e orgogliosa, l'ho detto l'altra volta. Loro sono un po' più avanti come categoria, ci fa molto piacere. Al di là, nel mondo dello sport bisogna essere anche un po' scaramantici. Ha portato bene, loro hanno vinto fuori casa, noi abbiamo vinto, di conseguenza, al di là di questo, però mi fa molto piacere perché non ero mai stato qui e di conseguenza avvicinare due sport penso che sia bello. Abbiamo detto da un po' di mesi ci proveremo fino alla fine, ma se non dovessimo riuscirci non è che succede niente, sarebbe un peccato perché sarebbe, come abbiamo detto molte volte, la ciliegina sulla torta. Andare a giocare questa Supercoppa penso che questa squadra se lo merita, però dobbiamo superare l'ultimo ostacolo. È un ostacolo difficile perché loro lottano per non retrocedere e sappiamo che le motivazioni possono essere molto ma molto diverse. Noi non molliamo fino alla fine, vediamo domenica quello che riusciamo a fare, però penso che al di là dei risultati di domenica questa squadra è da elogiare per l'atteggiamento che ha avuto. Abbiamo avuto una piccola pausa che può succedere durante l'arco di un campionato lungo e difficile, però mi sembra che oggi i ragazzi stiano bene e hanno dimostrato nelle ultime due partite che ci vogliono arrivare a questa Supercoppa. Ed era un dovere ritornare qui e ospitarli per rendere più forte questa unione. Penso che ognuno di noi ha le proprie potenzialità sul proprio campo, non mischiamo e soprattutto non sono capace di capire se saranno dei buoni o meno giocatori. È stato bello da parte della Juve Caserta, che è ancora in corsa per il grande obiettivo playoff, trovare comunque mezz'ora da regalare alla Caserta, non è da tutti. Ma io credo che quando si è consapevoli di fare le cose seriamente c'è sempre il tempo per rendersi disponibili. Potremmo esserlo molto di più. Coach, domenica alle ore 17 arriva Cremona, è uno dei primi due spareggi playoff, un appello alla città, visto anche che non gioca la Casertana, quindi nessuno ha più scuse. L'appello è che vogliamo far sì che insieme raggiungiamo questo traguardo che manca da tempo ed è desiderato. Abbiamo bisogno di una spinta come è stata nelle ultime giornate, in tutto il girone di ritorno, ma in questo momento ancora di più, perché i ragazzi sentono l'importanza e hanno bisogno di essere soprattutto aiutati a superare le proprie paure.